Abbiamo beccati, prima non erano pronti, non avevano ancora le cuffie indosso i No, nostri no. amici. È vero, è vero. Roberto, un Vi ho colpo visto. basso. Elena non doveva farlo. Elena Scottoni, il video di Obama che piange Esatto. Mi ha ci ha commosso. proprio Sì. Noi commosso, commosso. abbiamo pianto anche nel discorso quello al primo che ha fatto, figuriamoci questo. E Colpo pensate a bassissimo. gennaio quando Adesso. tornerà alla Casa Bianca, quello che succede. No, penso adesso a tutti i politici italiani che imiteranno le lacrime di Obama, dopo aver imitato le parole del suo discorso, tutti a dire che Esatto. citano il discorso. Adesso piangeranno tutti. Secondo me li prendiamo a Vediamo. ceffoni piangeranno. Ebbene, incredibile. Ci hanno fatto Beh, piangere tanto loro. Roberto, è stata una settimana veramente caldissima questa che abbiamo appena vissuto. Ovviamente Questa, Obama la ha prossima nelle evitato. scuole non si saprà però. Sì, No. è quello. La prossima. Portiamoci dietro il calore di queste settimane perché poi basta, è finita. Esatto, abbiamo sentito sulle scuole anche i telespettatori e sono arrabbiati per questa mossa delle province No, in che... particolare Lina. Lina. Lina da Vignola, visto che abbiamo avuto al telefono alle 7:10 Vinicio Capossela, restiamo in Emilia, provincia di Modena. Lina ha detto che non si azzardassero a spegnere i riscaldamenti nelle scuole perché qua saltano le primarie del PD, non ci andiamo mica a votare. Io lo dico a Capito? Bersani, a Minaccia, Renzi, minaccia, alla capito? Puppato. Io lo dico, Gli attenzione hanno toccati la ragazzi. cosa più sacra, le primarie del PD. Esatto, Non cioè, toccate le siccome provincia primarie. di Modena sanno benissimo quali tasti toccare, ha detto guardate che salta No. tutto. Pierluigi, chiama quelli delle province e digli di non toccare le Cioè, scuole, di stare bovè. calmi, di accettare i tagli, perché noi tutti accettiamo tagli, paghiamo tasse, abbiamo meno servizi, questa benedetta spending review, non è che perché adesso diminuiscono le province, spengono i riscaldamenti nelle scuole, ma cos'è sta Ma roba? non toccate le scuole, ha detto Beh, Lina, eh? Pierluigi. anche noi ovviamente siamo abbastanza invelenati con questa cosa delle scuole, perché è proprio l'educazione è quella su cui dobbiamo puntare Dei giovani, e i giovani per ripartire. Però quelli che poi ti votano e ti fanno vincere le elezioni americane. No, qua li tagliamo i riscaldamenti. Però tutti a citare il No, discorso di Obama. Obama, Adesso piangeranno tutti. Lo fa anche il ministro Profumo questa mattina, no? Cita Sì, Obama è anche lui, pubblica. no? Esatto, dice l'istruzione è una Tutti. priorità, Obama l'ha nominata Si vede, sette si volte, la vede. scuola, Sì, serve un grande piano sì. anche per l'edilizia È vero. Anche noi. scolastica. Anche Però noi. c'è una piccola cosa che potrebbe invece essere utile. Che Allora, cosa? l'idea era quella di tenere a casa i ragazzi un giorno adesso Sì. e fargli recuperare il giorno a, poniamo giugno o a luglio, quando c'è caldo. Allora, non è sbagliato, perché noi comunque le case le riscaldiamo lo stesso. Sì, è Un facile ragazzino tenere gli che... studenti a scuola a giugno, Certo, e soprattutto in praticatissima inverno, come. chi li tiene a casa? Aspetta, è come l'ora legale, no? Allora, adesso cosa succede? Nelle famiglie ci sono Attenzione, delle proposta Ardemagni, ci sono delle attenzione. case già riscaldate. Sì? Non è che noi spegniamo il riscaldamento, cioè qualcuno Certo. la mattina lo spegne, Eh però beh, sì. la casa comunque è già calduccia. Teniamo i ragazzi una settimana a casa E d'inverno. li facciamo andare a Li giugno. facciamo andare quando, Ma se i genitori lavorano, però la casa non viene Esatto. riscaldata. Allora, però, È mettiamo i facile permessi la per i genitori. lucubrazione. Bravo, Anche per perché il mio. sennò chi è che se ne deve occupare poi? I nonni. E allora, se dobbiamo caricare tutto sui Allora, nonni, allora già gli abbiamo accoltelliamo le caricato. pensioni. Cioè, Ecco. prendete una decisione. In che direzione vogliamo Non ce la possiamo fare, non ce andare? la possiamo fare. Settimana veramente caldissima. Ma io piango, adesso piango. No, no, non piangere, Natascia, anche perché fra poco arriverà qui anche il nostro telefono rosso e sarà il segnale, dell'arrivederci agli amici di Rai Ecco, News. noi tremiamo tra l'altro in questi giorni perché essendo dei vecchi barzellettieri We shake, c'è il rischio, noi sappiamo delle barzellette bellissime, c'è il rischio Oh, è che apparso. Alfano ecco, Rottamate. ci voglia mandare via. Hanno rottamato Per le esempio, Solibello ne barzellette. sa una Barzellette bellissima. e gelati rottamati. D'altra parte, C'è il anche quel rischio. siciliano Sì, c'è come anche quel Alfano rischio. sceglie la granita, questo era scontato tra Eh beh, le certo. due, Abbiamo quindi. sentito alle 6 DJs. questa mattina il sindaco di Pavia, il giovane formattatore del Catania. PDL Cattaneo. Cattaneo. È rimasto solo lui, secondo i nostri calcoli, alle Sì. primarie del PDL, perché c'è lui Alfano. E gli abbiamo detto: ma che E facciamo, quindi se arriva secondo è Cattaneo? un buon risultato, cioè il secondo posto è Insomma, vice premier già. è Beh, vicepremier, è allora se fatta. arriva secondo diventa come la nota battuta, lui medaglia d'argento e Alfano penultimo. Esatto. E Ebbene, sì, aspettiamo di vederlo all'opera. lui ci Lui ci crede. crede.
sembra di quelli insomma capaci, essendo un sindaco a noi sta simpatico a prescindere, perché i sindaci sono quelli che si arrotolano le maniche. Io mi dissocio da questa paese campagna elettorale. No. Beh, grazie anche a una legge elettorale, quella dei sindaci, e non basta male. Con questi sindaci. Allora, comunque, Cattaneo tanto le primarie del PD non si fanno, Natascia, l'ha detto la signora Anita. Esatto, quelle le sono saltate. Gli scaldamenti che poi vedete saltate. Voi. Via. No, Cattaneo diceva che ha dato questa grande notizia, cioè che in tutto questo Berlusconi delirio, Monti sì, Monti no, la Merkel non va bene, va bene tu, la Fanno sì, Mirican no, la mia lista non si capisce tutto. Nulla, ci siamo persi le regole delle primarie. Vero. Cattaneo ce le ha dette le regole, sono più complicate di quelle del PD. È incredibile, sono spalmate su un mese e mezzo. È incredibile, per regione, devi andarti a registrare, devi fare delle cose pazzesche. Devi conoscere i nomi di tutte le nipoti di tutti i presidenti egiziani della storia. Sì, è una roba incredibile. Roberto, se dico 10 cosa ti viene in mente? È che abbiamo fatto un buon risultato anche ieri sera, Marco. Grande, grandissimi. Celebriamo un attimo l'Inter, che nel giorno del 70° compleanno di Sandro Mazzola, che non abbiamo celebrato ieri, lo facciamo oggi in ritardo colpevolmente. Assolutamente sì. Stavamo facendo campagna per il sindaco Cattaneo, e adesso mi parla dell'Inter. Magari chiederemo a Cattaneo se è interista anche lui. 10 vittorie consecutive in trasferta, mai successo nella storia dell'Inter. Grande strama, amalo. Marco, ho parlato con Filippo Rossi l'altra sera, col vostro Filippo Rossi, mi ha detto che dopo la vittoria di Torino anche il successo d'Obama appariva poca cosa. È vero? Ma non mischiamo il sacro con il profano. Abbiamo fatto 10 vittorie in trasferta. Cosa ha dato al mondo? Consecutive. Aspetti. Ma abbiamo incontrato anche delle squadre deboli, tipo il Milan e la Juventus, quindi abbiamo avuto anche la vita più facile. Basta. Io spero che suoni questo telefono. Io invoco Cinzia Poli per riportare un po' di serietà. Vediamo, non so se è lei, perché potrebbe. Il telefono suona e bisogna capire. Suona? Rispondi. Non suona più. Ha messo suona? Ecco. Scusate. Pronto? Sì? Subito. Certo. Sicuramente. Immediatamente. Sì, maggiordomo. Grazie. Diventa maggiordomo. Arrivederci. È troppo servire. Omaggi. Deferente. Ma perché? Grazie. Ma perché? Cinzia Poli. Ma chi c'è l'altro capo? Non posso dirlo. Angelino Alfano non vuole essere il leader del nulla. E adesso dove lo troviamo un altro con la stessa esperienza? E allora io tornerei sui giornali con... Buon weekend! Grazie, ci vediamo. E allora a Caterpillar AM si parlava di scuole, della minaccia delle province di tagliare i riscaldamenti perché sono arrivati i tagli per i finanziamenti statali, scuola, province rivolta contro i tagli, termosifoni spenti, vacanze allungate, polemica con Grilli, Balduzzi sopprime 7.400 posti letto in ospedale. L'istruzione è una priorità, dice il ministro Profumo, so che i problemi sono grandi, interverremo al più presto anche con un piano di edilizia scolastica perché bisogna risolvere anche quel tema.